Dal lago di Garda a quello di Lugano. È questo il viaggio fatto ieri sera dal trofeo Flicorno d'Oro, vinto dalla Civica Filarmonica di Lugano, diretta dal compositore Franco, con un punteggio particolarmente elevato, 94,21 punti, nella categoria più prestigiosa della competizione musicale. La cerimonia di premiazione del concorso si è svolta come... banda presente proveniente dall'ultimo angio, il cappello di Peter Maier di Bressanone, nella categoria superiore è salita sul terzo gradino del podio. È andata così in archivio un'edizione particolarmente riuscita e di qualità del Flicorno d'Oro, sotto la direzione artistica del maestro Daniele Carnevali, valutata da una giuria composta da maestri di prestigio e provenienti da località internazionali. Nato nel 1992 con l'intento di offrire un importante momento di confronto tra complessi bandistici internazionali che vedono la partecipazione alla competizione come un'occasione di crescita musicale, il concorso è cresciuto di edizione in edizione sia come numero di complessi partecipanti sia come prestigio. Attualmente è ritenuto uno dei più importanti in Europa, il secondo dopo il World Music Contest che si svolge in Olanda. Molte sono le bande che ritornano, indice della qualità del concorso e dell'ottima organizzazione affidata all'omonima associazione Flicorno d'Oro, presieduta da Tiziano Tarolli, in collaborazione con il Corpo Bandistico di Riva del Garda e la Federazione dei Corpi Bandistici della provincia di Trento. Archiviata ufficialmente la 19ª edizione, l'appuntamento è già fissato dal 23 al 25 marzo 2018 per un ventennale che si preannuncia ricco di importanti novità.